Ben ritrovati al confessionale di Investing Roma 2021. Come vedete c'è qui Eugenio Benetazzo, ben ritrovato. Eugenio è il presidente di YouChain e anche trader professionista e autore di numerosi libri dedicati alla finanza personale. Ben trovato a Investing. Grazie per l'invito e ho visto che è una giornata particolarmente caliente e anche dinamica, anche sul fronte dei mercati. E sarà anche caliente questo confessionale perché ti prendi anche la responsabilità. E adesso capiremo perché. Allora, dicevo che sei autore di numerosi libri dedicati alla finanza personale, però vedendo un po' i titoli dei tuoi libri, Bancarotta, Padrone del tuo denaro, L'ultimo è Ti porto via tutto, che ho qui con me, e ho letto la retrocopertina. Allora mi chiedevo, dato che insomma qualcuno sa che mi occupo molto di empowerment femminile nella finanza, hai bella faccia tosta a venire nel confessionale da me oggi, In realtà, se uno non conosce l'argomento, il tema del pamphlet, del libro, potrebbe pensare che Ti porto via tutto è un libro incentrato su una banca che porta via tutto magari a un correntista o un risparmiatore. La finalità dell'opera letteraria è stata di rappresentare, descrivere, analizzare lo scenario socio-economico in Italia, che in questo momento caratterizza 4 milioni di padri separati che, ahimè, vivono con profondo patimento sia morale che economico, il distanziamento con la propria prole, con i propri figli e la faida legale con l'ex moglie. E per questo motivo, in relazione al quadro normativo che abbiamo in Italia, è opportuno per il pubblico maschile, a mio modo di vedere, rappresentare come ci siano dei rischi sul versante finanziario qualora si decida di intraprendere un percorso di vita attraverso un matrimonio, essere consapevoli che in caso di default coniugale ci deve essere un piano di azione possibilmente concertato in precedenza per soprattutto proteggere da una parte il patrimonio maschile e anche poi gli interessi e il futuro dei figli. Detta così sono d'accordo anch'io con te, però ecco, leggendo la retrocopertina mi parli di nazi femministe, mi parli di pretese aberranti delle donne, che insomma non è proprio colpa delle donne se per secoli, per decenni siamo state escluse dalla gestione del patrimonio familiare. Tu sai che in futuro, in maniera crescente, progressiva, la ricchezza, i patrimoni delle famiglie saranno nelle mani di sempre più donne, no? Quindi prometti magari che il prossimo libro sarà rivolto non solo agli uomini, ma anche alle donne. Vi rappresento questo messaggio. Mi ha aiutato tantissimo alla stesura del libro molte avvocatesse matrimonialiste che sono state proprio loro a aprirmi gli occhi, perché fino a quando non ci si cala nella realtà di un conflitto familiare per la divisione del patrimonio, l'assegnazione dei figli e così via discorrendo, non ci si rende conto di che tipo di dramma si può arrivare a vivere, un dramma che in taluni casi può trasformarsi in una lotta eterna che va avanti per anni e anni e anni, ovviamente danneggiando moralmente soprattutto la sensibilità e l'armonia con i propri figli o con la propria prole. Farò il possibile più avanti anche per spiegare per quale motivo, ad esempio, nel nostro ambiente finanziario c'è una bassa partecipazione di pubblico femminile, perché per esempio ci sono così poche trader professioniste di sesso femminile, mentre la maggior parte sono maschili. Anche qui c'è una ragione socio-economica. Ci sarebbero anche tante cose da dire, adesso abbiamo non moltissimo tempo, oggi hai gli occhiali rosa, quindi è un bel messaggio, no? Pink di Eugenio Benetazzo, che non si direbbe. Non l'avrei mai detto. Comunque, andiamo avanti. Permettimi, il paradosso è che il pamphlet in realtà rappresenta anche un
un grido di dolore di tanti magari giovani maschi italiani che vorrebbero poter costruire un proprio percorso di vita con un partner femminile, ritornando magari a quei ideali che abbiamo conosciuto io e te quando eravamo adolescenti, che adesso lentamente si sono sviliti o sono stati completamente compromessi, per cui al primo momento di difficoltà e il matrimonio va in frantumi proprio perché sono decaduti, sono andati sviliti, c'è stato tantissimo lavoro da parte della cosiddetta lobby nazifemminista a spingere per creare quei contesti che portano alla distruzione dei nuclei familiari as soon as possible. Che brutta quella parola, faccio finta di non aver sentito. Andiamo avanti, parlavi del passato, quindi ho letto qualcosa di te, che eri seguace della dottrina di Malthus, forse lo sei ancora, e che anni fa venivi considerato il Beppe Grillo dell'economia. Ti definiresti ancora così oggi? Fu proprio un giornalista del giornale, se non ricordo male, che mi diede questo imprimatur, proprio perché, se torniamo indietro, prima che nascesse il Movimento 5 Stelle, quando il balcone del partito era il blog di Beppe Grillo, venne intervistato più volte da lui e anche da tutto il suo entourage, per cui mi venne posto questa nomea, che è durata per svariati anni, poi con le vicissitudini che hanno caratterizzato anche l'ideologia del partito, che è un po' difficile considerarlo un partito liberale o moderato. È stato meglio, insomma, togliersela quella t-shirt e mettersene delle altre. E in conclusione, a proposito di cambio di t-shirt, se non sbaglio eri all'inizio un po' contro le criptovalute, oggi invece sei un sostenitore. Come mai questo cambio? Bellissima, mi hai dato un assist. Confermo tutto quello che hai detto. Fino al 2017 ero profondamente scettico, più che altro per la tipologia, chiamiamoli, di professionisti che caratterizzavano l'ambiente in Italia legato alle cripto e per i servizi che all'epoca si potevano utilizzare. Poi per vicissitudini proprio professionali ho conosciuto un gestore di un criptofondo, all'epoca stiamo parlando del 2017, che mi fece capire il potenziale negli anni a venire che si sarebbero potuti avere. Lentamente ho trasformato la holding di investimento finanziario che ho fondato, che amministro da più di 10 anni, nel primo incubatore finanziario in Italia ad investire istituzionalmente in crypto asset, e oggi abbiamo dei cosiddetti stake istituzionali particolarmente pesanti anche come dotazioni di capitale di rischio sulle principali cripto, proprio in relazione a quello che è accaduto in questi ultimi 3 anni, che hanno sconvolto, modificato, fatto emergere tantissimo il potenziale di questo mondo. Dopo il bando cinese sulle criptovalute, in 20 secondi al massimo, come le vedi le cripto? Abbiamo due tipi di rischi. Da una parte adesso ci sarà, forse all'inizio del 2022, la regolamentazione attesa anche in Europa attraverso la direttiva MiCA, Market in Crypto Asset, ma da un'altra parte ci potrebbe essere anche una grande notizia che creerà un vero e proprio effetto boom con una plausibile forte propulsione rialzista se ci fosse l'approvazione di un ETF a replica fisica in Bitcoin and Company negli Stati Uniti. Questo aprirebbe la diga e le acque si riverserebbero letteralmente sul mercato, spingendo le quotazioni, proprio per conseguenze poi collaterali di andarsi a rifornire appunto della materia prima, ossia Bitcoin and Company. E allora da Investing Roma qui al confessionale con un Eugenio Benetazzo un po' più pro-femminista è tutto, grazie Eugenio. Grazie a te, a presto, buoni investimenti e buon trading a tutti. Yeah.